due campanili che svettano verso l'alto ci danno subito l'idea che siamo ad Altamura e siamo al cospetto della cattedrale, come fu voluta nel 1232 da Federico II di Svevia. Una cattedrale che era una delle quattro basiliche palatine, cioè le quattro basiliche alle dipendenze dirette dell'imperatore di Svevia. In realtà gran parte della chiesa originaria crollò nel terremoto del 1316 e fu costruita, o meglio ricostruita, sotto il regno di Roberto d'Angiò. L'intera struttura trova il suo punto di equilibrio e simmetria nel meraviglioso rosone, capolavoro della scultura pugliese del 1300, dal cui occhio centrale sembrano irradiarsi 15 colonnine legate da archetti intrecciati a raggiera. È però il portale gotico, e forse dei primi anni del 1400, a lasciarci stupiti, con lo sguardo all'insù. È tutto un trionfo di decorazioni e sculture all'interno di un protiro sporgente appoggiato su due fieri leoni, rifatti nel 1533 e che ancora oggi fanno la guardia alla porta della cattedrale. Al centro, nella lunetta, vi è la Madonna in trono con bambino tra due angeli e in basso, sull'architrave, è raffigurata l'ultima cena con il Cristo posto sul lato sinistro mentre riceve il bacio di Giuda. Si tratta di veri e propri capolavori della scultura medievale, di arte gotica pugliese. L'interno mostra tutta la sua imponenza. L'impianto è quello di una basilica a tre ampie navate con colonne e pilastri dai bellissimi capitelli. All'interno della cattedrale troviamo anche due tele importanti della pittura dell'Ottocento italiano. La Conversione di San Paolo, dipinta da Domenico Morelli nel 1876. E poi questa Maddalena, sì, la Maddalena di Francesco Netti. Altre opere ancora più antiche arredano con garbo e gusto la chiesa, prima fra tutte l'elegante ambone in pietra scolpita, all'incirca risale al 1500, e del 1587 è il presepe in pietra. Una cattedrale davvero bella, che sa raccontare della fierezza, della storia, della cultura e della fede di Altamura. A voi, con buon vento!